Passiamo, siamo alle conclusioni finali di questo DM800 di Deluxe da AliExpress da 20 euro, 20 spicci, dipende anche dal cambio. Come ho fatto vedere, i tasti laterali non sono il top, però gli switch principali tengono perfettamente. L'illuminazione che vedete, questa è sulla base, come poi vediamo dal software. È tutto personalizzabile. 3389 in game l'abbiamo visto. Ovviamente non si parla di un mouse top gamma, ma si parla di un mouse che ha un costo molto basso e ha una resa. Io sinceramente mi sto trovando benissimo. L'unica cosa che però, ma e può essere anche una sensazione mia, sembra che in alcuni momenti abbia un minimo di rallentamento. Non in gioco, però è strana questa cosa. Non in browser così, però magari non dipende dal mouse stesso. Una cosa che invece magari in gioco può essere, per alcuni può essere un problema, poi si tratta sempre di abituarsi, è l'eccessiva corsa dello switch. Come vedete, ecco, quando premendo qui, poi si ha questa, i materiali chiaramente sono quelli che sono, si ha questo movimento che a volte può risultare un po' lungo se magari si deve premere ripetutamente. Chiaramente non succede se viene fatto in questo punto. Come vedete, sono, il risultato c'è. Che dire, ragazzi, se trovo cercato un mouse da un costo bassissimo, qui ci siamo. Il tempo d'attesa, tra l'altro, è stato molto breve, mi sembra. Massimo, nemmeno 10 giorni ce l'avevo a casa, però in Polonia, dove vivo, abbiamo degli accordi particolari con la Cina, per cui vabbè, non paghiamo tasse e arriva tutto brevemente, perché viene sdoganato in un attimo, passando praticamente a dritto. Vabbè, poi insomma, su queste cifre non credo che ci siano problemi di grossi controlli. Shape simmetrico, tipo come abbiamo visto, tipo l'Ultimate, costo bassissimo, resa ottimale. Se volete spendere 20-25 euro massimo per un mouse col sensore ottimo, perché si parla sempre di 3089, questo può essere una valida scelta. Attenzione ai tasti laterali che fanno un suono un po' lugubre, non di qualità, però non ho avuto problemi, li uso poco io, devo essere sincero. Però non mi ha dato problemi, ecco, magari forse a lungo andare qualche piccolo problemino di build quality lo potrebbe avere. Per ora lo sto usando, ho aspettato apposta a farla perché ce l'ho pronta praticamente da una ventina di giorni, però ecco, non avevo. L'avrei fatta un po' zoppa perché l'avrei fatta senza un uso un pochino più intenso. Praticamente è diventato il mio mouse H24 sia per giocare che per l'uso. Non scricchiola, non ha nessun segno di cedimento. Rotellina perfetta. L'unica cosa è questo suono un pochino non eccelso dei laterali, però insomma, pressione c'è, tasti vanno. Non ha nessun tipo di rattle interno. Che dire, per 20 euro io un pensierino ce lo farei. Vi ringrazio e ciao e alla prossima.